cavallette se le mangiano loro. Il popolo italiano si deve mettere in ginocchio. Perché? Perché dobbiamo agevolare l'importazione. Ma cosa ho sbagliato nella mia vita? Perché non vogliono i miei prodotti, non vogliono il mio latte, non vogliono la mia farina, non vogliono la vogliono sintetica. Giù le mani dalla terra e dalla famiglia. Secondo voi io devo andare a cercare l'elemosina allo Stato per 1.500 euro a ettaro e devo privarmi della mia dignità perché mi deve mantenere lo Stato? Per me è alto tradimento questo. Sussidi, prezzi all'ingrosso, carne sintetica, farina di insetti, cavallette come cibo, impianti fotovoltaici su terreni produttivi, aumento di costi dei mutui e carburanti e reintroduzione dell'IRPEF agricola. Sono queste le ragioni alla base della protesta degli agricoltori esplosi in Germania e diffusasi prima in Francia e Paesi Bassi, ora anche in Italia e Spagna. La rabbia della categoria contro un'Europa vista come lontana e poco amica si esprime in manifestazioni, blocchi stradali, cortei nelle piazze, creando non pochi problemi in diverse regioni. Dall'Emilia-Romagna alla Sicilia, passando per l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, la Calabria e la Puglia, un secco no alle politiche agricole dell'Unione Europea, in primis all'obbligo di tenere incolto il 4% dei terreni seminati. In queste ore, gli agricoltori del sud, alla guida dei propri trattori, si dirigono verso i capoluoghi pronti ad una 3 giorni di manifestazione per chiedere sostegno ai governi regionali, nazionali ed europeo. Da Bari, inoltre, secca bocciatura anche ai sindacati. Questa è gente piena di dignità, non voi sindacati e voi politici che ci avete portato a disastro. Qui c'è la dignità, in mezzo a questa gente c'è la dignità. Vi dovete vergognare tutti quanti. Ma ora basta, abbiamo cominciato ad oltranza e sarà ad oltranza. Ma voglio far rileggere quello che hanno scritto qui a Bari. Guardate, no sindacati, vogliamo essere autonomi. E lo sapete perché? Perché non ci rappresentano più da anni. Si sono venduti a un sistema corrotto e loro si stanno arricchendo e le nostre famiglie si stanno impoverendo. Di una classe politica vergognosa che non ci ha mai difeso. Quindi cominciamo a dirle queste cose. Viva Bari, viva tutta l'Italia, viva tutti quelli che stanno mobilitando da tutte le parti del paese, da nord a sud. Siamo tanti, ve ne accorgete la settimana prossima. Arrivederci Roma, ti verremo a trovare.